Beh, partirei con un paio di esercizi ispirati da Wallis e Stirling, quindi ispirati dalla dimostrazione precedente. Faccio due esercizi che non sono necessari per la dimostrazione, però possono essere interessanti. Il primo è questo esercizio. Questo qui è un esercizio che parte dalla definizione di Wallis, quindi IN è l'integrale tra 0 e pi greco di seno alla n di x in dx. Allora, abbiamo dimostrato, che IN è un monotono decrescente, quindi n più 1 è minore o uguale di con n. E ovviamente sono maggiore o uguale di 0, perché la funzione è maggiore o uguale di 0 nell'intervallo. Quindi esiste limite. Quindi IN tende a un certo limite infinito. La domanda è: chi è infinito? Quindi, chi è infinito? Questa è la domanda. Secondo voi chi sarà mai? Cioè, prendo il seno, lo faccio a potenze sempre più grandi, lo integro e ottengo un numero, i con n è sempre più piccolo, a cosa tende quel numero? Vi faccio notare una cosa, la funzione non tende a zero, perché il seno in, cioè non tende a zero, il seno in pi greco mezzi vale 1, quindi tutte queste funzioni in 1 continuano, in pi greco mezzi continuano a valere 1. Come è fatta la funzione seno alla n? Come ve la immaginate fatta? È una cosa che in pi greco mezzi vale 1, ai due estremi vale 0 e in mezzo è sempre più piccola, ma sta in mezzo, no? La funzione io me la immagino fatta così, sostanzialmente. Qui c'è 0, qui c'è pi greco mezzi, qui c'è pi greco, la funzione vale 0 agli estremi, vale 1 nel punto centrale, e insomma è una specie di cosa fatta così. Questa è seno alla n di x. Quindi insomma, se c'è una logica, dai, l'integrale tenderà a 0, però come cavolo lo dimostro? Questa è la cosa. Quindi diciamo, brutalmente i con n tende a 0. Brutalmente i con n tende a 0. Ma come lo dimostro? Allora, io vi faccio vedere una possibile dimostrazione, perché penso che abbia un suo interesse di per sé. Io non riesco a dimostrare che i con n tende a 0. Dimostro che per ogni epsilon tende a qualcosa che sta sotto. Sì. Allora, sì. Allora, potremmo sfruttare la relazione ricorsiva, però bisogna passare alla produttoria e dimostrare che la produttoria diverge. Semmai lo facciamo. Ed è un discorso separato sui pari e sui dispari. Per cui è delicato, perché non abbiamo una ricorsione tra IN e IN più 1, abbiamo una ricorsione tra IN e IN più 2. Quindi, diciamo, richiede un lavoro separato sui pari e sui dispari. Quindi sì, diciamo, prima possibilità, sfrutto possibilità, separo pari e dispari. Prima possibilità, separo pari e dispari, separo pari e dispari, uso la ricorsione e mostro che la produttoria diverge nell'infinito. E mostro che la produttoria, cioè la produttoria tende a zero, insomma. Cioè, è un argomento delicato, voglio dire, perché in quella ricorsione abbiamo n meno 1 diviso n. Se ci avessimo n al quadrato meno 1 diviso n quadro non funzionerebbe. Cioè, è una cosa delicata, questo approccio. Quindi segue una seconda possibilità che a mio avviso è un attimo più semplice, che non passa per la produttoria. Però se qualcuno ha voglia di indagare questa strada è interessante. La seconda possibilità è questa. Fisso epsilon maggiore di 0. Fisso epsilon maggiore di 0. Disegno il grafico della funzione seno, perché ho bisogno di vederlo nei dettagli. Questo è il grafico della funzione seno. Quindi qui c'è 0, qui c'è pi greco mezzi,
e qui c'è pi greco. Allora, dov'è che ho problemi? Ho problemi in questa zona vicino a pi greco mezzi, perché lì la funzione vale 1, quindi non potrò dire che l'integrale è piccolo, perché la funzione vale 1. Quindi faccio questo buco ampio epsilon intorno a pi greco mezzi, quindi questa ampiezza è epsilon. E adesso faccio questo lavoro qui, l'integrale i con n, come scrivo? Lo scrivo come l'integrale tra 0 e pi greco mezzi meno epsilon di seno alla n di x, più l'integrale tra pi greco mezzi meno epsilon e pi greco mezzi più epsilon, di quella roba lì, più l'integrale tra pi greco mezzi più epsilon e pi greco della stessa cosa. Questo è un bel diritto. Allora, cosa posso dire del pezzo centrale? Il pezzo centrale lo voglio stimare dall'alto, minore o uguale. Questo qui posso dire minore o uguale di cosa? Minore uguale ampiezza dell'intervallo, che è 2 epsilon, per il seno lì, o posso dire poco del seno lì, 1. Quindi posso dire questo qui è minore uguale di 2 epsilon. Quindi ampiezza dell'intervallo per valore massimo della funzione, che è 1. Ampiezza intervallo per il max della funzione. Cosa posso dire adesso dei due pezzi laterali? Anche sui due pezzi laterali posso fare lo stesso ragionamento. Posso dire ampiezza dell'intervallo per il massimo della funzione. Ma il massimo della funzione adesso quanto è? È seno di pi greco mezzi meno epsilon, che è lo stesso da una parte e dall'altra, ma pi greco mezzi meno epsilon e pi greco mezzi più epsilon è lo stesso. Quindi questo qui posso dire è minore uguale di pi greco mezzi meno epsilon, giusto, questo è minore uguale di pi greco mezzi meno epsilon, magari scriviamo da una parte, l'integrale tra 0 e pi greco mezzi meno epsilon di seno alla n di x in dx, questo è minore uguale di pi greco mezzi meno epsilon, che è l'ampiezza dell'intervallo, per il massimo della funzione, che è seno di pi greco mezzi meno epsilon. Questo è il massimo della funzione. Questo è il max della funzione. Max della funzione. E questo qui è l'ampiezza dell'intervallo. È l'ampiezza dell'intervallo. Quindi, mettendo tutto insieme, i con n è minore o uguale di 2 epsilon, che viene fuori dal pezzo centrale, più questo e quell'altro sono uguali perché sono simmetrici. Regalo questo epsilon, che me frega, più pi greco per seno di pi greco mezzi meno epsilon alla n. Qui dovrei mettere due volte questo. Verrebbe pi greco meno 2 epsilon. Chi se ne frega, 2 epsilon lo regalo, ottengo una cosa più grossa. Avete capito perché questa è una cosa utile? Ora, cosa succede quando faccio il limite per n che tende a più infinito? Questo qui, epsilon è fisso, quindi questo qui è un numero minore di 1 elevato alla n, quindi questo tende a 0, rimane solo 2 epsilon. Quindi in, posto che abbia un limite, ha il limite minore o uguale di 2 epsilon. Ma io non so che ha limite, come se ne esce da queste storie? Facendo, facendo l'imsupp. Quindi ora faccio l'imsupp a destra e a sinistra, faccio, adesso osservo che questo qui tende a 0, tende a 0 perché? Perché mi sono spostato in maniera che il seno fosse strettamente minore di 1. Questo tende a 0, quindi facendo l'imsupp a destra e a sinistra, ottengo che l'imsupp per n che tende a più infinito di n è minore o uguale di 2 epsilon. Questo qualunque sia epsilon, ma allora l'imsupp è uguale a 0. Essendo epsilon arbitrario, purché positivo, arbitrario, deduco che l'imsupp di n è uguale a 0. Questa è la parte.
parte difficile, l'IMINF è maggiore o uguale di 0, banale, perché sono tutti maggiore o uguale di 0, quindi l'IMINF è maggiore o uguale di 0, quindi il limite esiste e fa 0. Classica dimostrazione in due parti, devo dimostrare che una cosa fa 0, non sono capace, fisso epsilon e dimostro che è più piccolo di 2 epsilon, ho finito. Tra parentesi, domanda alla quale io non so rispondere: IN tende a 0, con che ordine? Con che parte principale? Io questa domanda ci ho pensato un po' senza un foglio di carta e non sono riuscito a rispondere. Quindi domanda ve la lascio da qualcuno. Domanda: con che ordine di infinitesimo, cioè insomma l'ordine di, la domanda è l'ordine di infinitesimo di infinitesimo e parte principale di IN e parte principale di IN. Domanda, mi raccomando, di difficoltà ignota. Perché il problema di questa dimostrazione è che è una dimostrazione non stimativa, diciamo, non dice come va a zero, dice che va a zero. Per ogni epsilon, definitivamente sta sotto 2 epsilon, questo dice. Però non dice con che ordine sta andando a zero. Allora, un po' di cose si riescono a dire, però io un ordine infinitesimo esatto non l'ho ancora visto. Questo è il primo esercizio ispirato da Wallis. Secondo esercizio ispirato da quell'integrale di Stirling, è questo qui, esercizio 2. L'esercizio 2 è questo, è relativo alle approssimazioni degli integrali con i trapezi, come abbiamo visto prima. Qui abbiamo una funzione, qui abbiamo due estremi A e B, e io voglio stimare la differenza integrale meno area trapezio, integrale meno area trapezio. Quindi diciamo l'esercizio per bene, sia F da AB in R di classe C2. Allora l'integrale meno l'area trapezio, questo sappiamo che è l'integrale tra A e B di F di X in dx, meno l'area trapezio quanto è? F di B più F di A mezzi, somma basi F di A più F di B mezzi. Questa cosa qui, metto i valori assoluti, questo cosa sarebbe? Sarebbe l'area dell'intercapedine che si forma tra i due. Questo qui è minore uguale di B meno A al cubo per il max di f secondo di x. Ah sì, perché qui c'è anche la... sì, certo, qui c'è anche l'altezza. Nell'esempio precedente non c'era l'altezza perché l'altezza era 1, sì. Qui c'è b meno a, come lo scriviamo? Portiamo questo, se non lo fa prendere, meno questo qui per b meno a. Questo qui, se non sbaglio, è minore o uguale di b meno a al cubo per il massimo della derivata seconda. Questo è l'esercizio. Allora, come si fa questo esercizio? Allora, questo esercizio si fa così. L'integrale meno l'area del trapezio. Questo qui è l'integrale tra A e B di che cosa? Di una funzione. Qual è questa funzione? F di X meno la retta che passa per, insomma, che descrive il lato obliquo del trapezio. Ci siamo. L'area del trapezio sarebbe l'integrale della retta, sostanzialmente. Questo qui è F di X meno R di x in dx, dove R di x è la retta, insomma, avete capito qual è la retta in questione. E va bene. Adesso io cosa faccio? Tutto ciò gli do un nome, lo chiamo phi di x. Questo qui lo chiamo phi di x.
E quindi l'errore, questo qui lo chiamo errore, cioè l'errore che si commette si approssima all'integrale con l'area del trapezio, questo è errore. Questo è un esercizio che poi vi faranno anche quando studierete dei metodi per approssimare gli integrali numericamente, per trovare in maniera approssimata il valore di un integrale, si fanno di queste cose qua. Quindi è un esercizio che rivedrete in seguito. Allora, l'errore, il valore assoluto dell'errore è uguale al valore assoluto dell'integrale tra a e b di f di x meno r di x, che chiamiamola f di x, come l'abbiamo appena chiamata. Questo qui come lo posso stimare al primo colpo? Minore uguale dell'integrale tra a e b di f di x in x. Fin qui non ci piove. Adesso devo stimare il valore assoluto di f di x. Devo stimare il valore assoluto di f di x. Allora, qual è il primo modo di stimare il valore assoluto di fi di x? Il primo modo di stimare il valore assoluto di fi di x, che proprietà ha questa funzione fi? Al bordo si annulla, giusto? Al bordo si annulla, perché la retta passa per i due punti del bordo. Quindi può essere enorme in centro, nell'intervallo? No, perché pagherebbe troppo sulla derivata prima. Quindi per stimare f di x, quindi la prima stima, è questa. Fi di x è uguale a fi di x meno fi di a, perché questo è banalmente nullo, e fi di x meno fi di a, e fi di x meno fi di a, questo è minore uguale, anzi questo qui è uguale a x meno a, per fi primo in un punto C misterioso all'interno dell'intervallo. Ci siamo? Cosa ho applicato qui? Lagrange. Quindi tutto ciò è minore uguale di B meno A per Fi primo di C. Questa è la prima stima. Ho guadagnato un B meno A, ma mi ritrovo il Fi primo. Adesso Fi primo, domanda, Fi primo può essere enorme? Il punto è questo. Esiste un punto all'interno dell'intervallo in cui si annulla Fi primo? Questa è l'osservazione fondamentale. Cioè, c'è un punto all'interno dell'intervallo in cui Fi primo si annulla? Perché a quel punto avrai vinto, perché se in un punto si annulla e la derivata seconda non è esagerata, certamente la derivata prima non potrà essere esagerata. Perché c'è un punto interno all'intervallo in cui Fi primo si annulla? Per roll. Ora, per roll, quindi, osservazione, per roll, esiste un punto interno all'intervallo, esiste un punto D appartenente all'intervallo AB, tale che Fi primo di D è uguale a 0, perché Fi si annulla ai due estremi, volendo un Lagrange sulla funzione iniziale. Ma allora, questo permette di fare la stima. E qui c'è la seconda stima. Cosa posso dire di Fi primo di C? Come lo posso scrivere Fi primo di C? Come Fi primo di C meno Fi primo di D, no? Questo è Fi primo di C meno Fi primo di D. Fi primo di C meno Fi primo di D, perché questo qui abbiamo detto che è 0, ma questo qui è uguale a C meno D per Fi secondo, in un punto misterioso. È Lagrange fatto su Fi primo. Per Fi secondo, mi sto finendo le lettere, fatemelo chiamare E, che è un punto misterioso, questo diciamo è Lagrange su Fi primo, Lagrange su Fi primo, ma chi è Fi secondo? Cosa ha a che fare con F secondo, Fi secondo? È la stessa cosa. Perché? Perché Fi secondo sarebbe F secondo meno R secondo, R è una retta, quindi la sua derivata seconda è 0. Quindi questo qui altro non è che C meno D per F secondo di E, e qui ho usato che R è una retta,
E questo qui è minore uguale di che cosa? C meno D? Non so dove è C, non so dove è D, ma C meno D sarà minore uguale di tutta l'ampiezza dell'intermondo, B meno A, e F secondo di E sarà minore del max della derivata seconda di A. Quindi questo qui del max, fatemi indicare così, max di F secondo di X al variare di Y da B. Quindi mettendo insieme la prima stima e la seconda stima, mettendo insieme le due stime, cosa viene fuori? Viene fuori che φ di x è minore o uguale di b meno a per φ primo di c, ma φ primo di c guadagna un altro d meno a per il max della derivata seconda. Integrando, adesso cosa devo fare? Integrare tra A e B, guadagno un altro B meno A e mi viene esattamente, integrando in AB la tesi, integrando in AB ho la tesi. Ci siamo? Adesso se qualcuno di voi è particolarmente tirchio può ottenere una stima migliore e ve lo accenno semplicemente, non vi voglio fare conto. Si può dire, questa è la stima che ho ottenuto ragionando così, si può mettere un coefficiente sotto, che adesso non so quanto è, un mezzo, un sesto, qualcosa di questo tipo. Si può risparmiare. Perché si può risparmiare? Cioè, in cosa sta il risparmio? Nel risparmio sta nel senso che io quando dico φ di x, qui ho detto che φ di x era minore o uguale di b meno a per φ' di c. Ma ho esagerato, perché questa stima qui, per i punti vicini ad A, capite che è molto abbondante. Cioè, se in A si annulla e la derivata prima è piccola, vicino ad A, stimarlo con una costante è stupido, potrei stimarlo con una retta. Cioè, qui sto dicendo che φ di x sta sotto una costante, ma in realtà se annulla il bordo, sta sotto una specie di triangolino. E tra il triangolino e la retta inizia ad esserci un fattore 2. Se poi risparmio un fattore 2, anche quando stimo φ primo, posso guadagnare una costante, ma non vi voglio fare questo dettaglio. Adesso, visto che abbiamo un attimo di tempo, riprendo in mano un altro argomento. Vi voglio, salto davvero di palo in frasca, però questa è una cosa che non vi ho fatto a suo tempo, che è giusto che vi faccia. Diciamo, integrale, quello che si chiama integrale di Darboux, ma i nomi contano relativamente, versus integrale di Riemann. Allora, una mezz'oretta per riflettere su questi concetti. Quello che vi ho fatto io... Allora, intanto prima osservazione che vi avevo già fatto nella prima passata. L'osservazione 1 è, conviene definire l'integrale su tutto R . Quindi adesso vi voglio fare delle riflessioni su come sono stati definiti gli integrali, per ripensare un attimo alla definizione e capire cosa conviene e cosa no. Adesso che abbiamo familiarità con la cosa possiamo pensare alle cose a un livello superiore, cioè più strategicamente. Cosa vi avevo detto come prima cosa? Vi avevo definito l'integrale per una funzione definita su un insieme a B, su un intervallo a B. No, però questo qui non è utilissimo, è più comodo definire l'integrale su tutto R. Su tutto R, limitandosi però a funzioni, che sono nulle fuori da un intervallo e limitate sull'intervallo, e limitate globalmente, diciamo. Avete capito il trucco in cosa consiste? Io definisco sempre l'integrale su tutto R, ma assumo che le funzioni fuori da un intervallo siano nulle. Quindi alla fine l'integrale tra A e B, che cosa sarà? Sarà l'integrale su tutto R di una funzione che è quella che voglio tra A e B, e zero altrove. Voi dite una furbata, non serve a niente, ma che razza di discorso è? Cioè l'integrale tra A e B di f di x in dx, questo qui diventa l'integrale su tutto R di una funzione che chiamiamo φ cappuccio di x in dx, dove φ cappuccio di x
è uguale a f di x se x sta tra a e b, ed è 0 se x non sta tra a e b. Adesso qui fa quasi ridere. Ad analisi 2 è essenziale farlo così, cioè farlo così sarà molto più comodo. Primo motivo, poi visto che lo faccio io, quindi mi preparo una cosa fatta bene. Secondo motivo è questo, ve l'avevo già accennato nella prima passata. L'additività rispetto agli insiemi di integrazione, cioè se io faccio l'integrale su un intervallo e poi faccio l'integrale su un altro intervallo, no? Diciamo, con questa notazione, il fatto che l'integrale tra a e c di f di x in dx sia uguale all'integrale tra a e b di f di x in dx più l'integrale tra b e c di f di x in dx, dove ovviamente a, b e c sono messi nell'ordine, b e c sono messi nell'ordine, è un caso particolare dell'integrale della somma. Questa è l'integrale, questa è la funzione somma delle altre due. È un caso particolare dell'integrale della somma. Ci siamo su questo? Primo vantaggio di dare la definizione in questo modo. Adesso come si dà la definizione? Questo è il punto. Come si dà la definizione? Noi come l'abbiamo data? Per una funzione qualunque, cosa facevamo? Facevamo l'integrale superiore facendo il sup delle funzioni a scalino sopra e facendo l'inf delle funzioni a scalino sotto. Vabbè, insomma, contrario. Capite che se lo faccio su tutto R non cambia, perché le funzioni a scalino le prendo nulle al di fuori di un intervallone, saranno nulle, no? Allora, adesso, diciamo, definizione anarchica, chiamiamola. Definizione anarchica è che è quella data, e cos'era sostanzialmente, ve la dico brutalmente, integrale superiore uguale inf dell'integrale su R di φ di x in dx, tale che φ a scalino e φ di x maggiore o uguale di f di x. Adesso è tutto R, tanto φ e f sono nulle fuori da un intervallo. Questo è come avevamo definito, giusto? Questa qui è la definizione anarchica. Uno può fare una definizione più ottimizzata, che è la definizione alla Darboux. La definizione alla Darboux cosa fa? Fa la partizione, poi se voglio essere tirchio, che cosa metto in ogni intervallino? Uso per fare la funzione a scalino superiore, uso il sup, e uso l'inf in ogni intervallino per fare la funzione a scalino inferiore. Quindi, definizione alla Darboux è questo: faccio le funzioni a scalini così, faccio così le funzioni a scalino, le funzioni a scalino in ogni intervallo. Quindi do l'algoritmo, prendo una suddivisione. Suddivisione come la prendo? Fissando dei punti x con 0, minore di x con 1, minore di x con n. Lo vedete mentalmente, questi sono i pezzi della suddivisione. E pongo φ di x uguale il sup di f di x, tale che x appartiene all'intervallo, diciamo, xi-1xi, questa per ogni x appartenente a x-1xi. Adesso poi possiamo sempre decidere a bordo come definirla. Capite che questa qui è la cosa più tirchia che posso fare? No, se io voglio che la funzione φ sia superiore alla funzione f, in ogni intervallino prendo il sup. Quindi sostanzialmente in ogni intervallino φ è il sup di f.
intervallino fi è il subdf. Allora, secondo voi cambia qualcosa se uso questa definizione qua? O invece, nella definizione anarchica io le altezze le posso fare come vogliono ogni pezzo, purché stiano sopra la F. Nella definizione alla Darboux io le altezze prendo la minima che posso prendere in maniera che stia sopra. E idem, e poi, cosa, e poi diciamo faccio, definisco l'integrale superiore, definisco l'integrale superiore, superiore come l'inf, come l'inf di integrale su R di φ, dove φ è fatta come sopra, dove φ di x è fatta come sopra. Allora, adesso non voglio fare una dimostrazione, non voglio fare niente, secondo voi viene una cosa diversa? Viene esattamente lo stesso, perché se voglio ottimizzare devo usare come le altezze minime possibili, quindi viene la stessa nozione, ovviamente viene la stessa nozione. Ma adesso vi do la definizione alla Riemann. Riemann fa un'altra cosa. Quello che fa Riemann è questo qua. Prende la suddivisione, quindi suddivide l'intervallo, cioè in realtà siamo su tutto R, fa una suddivisione esattamente come si è fatta qua, poi in ogni pezzo prende un punto a caso. Prende un punto a caso e usa quello come altezza. Prende un valore qualunque della funzione e usa quella come altezza. Definizione di Riemann, e questa qui è meno ovvia che sia la stessa cosa, definizione di Riemann, definizione di Riemann è questa, quindi suddivido con x con 0 minore di x con 1 minore di eccetera eccetera minore di x con n come prima, poi in ogni intervallino prendo un punto a caso, in ogni intervallino prendo un punto a caso prendo un punto a caso quindi punto a caso chiamiamolo yi, che sta tra, adesso possiamo metterlo aperto, possiamo metterlo chiuso, non è questo il punto, e costruisco la funzione, e costruisco la funzione a gradino, la funzione a gradino fatta come? Che vale f di yi in quell'intervallo. Fatemi fare un disegno, vi faccio un disegno che spiega un po' la situazione. Perché è una filosofia diversa. Qui c'è A, qui c'è B, ma potrebbe anche non esserci A e B, perché in realtà sto integrando su tutto R. Non ci sono A e B. C'è la funzione, questa è la funzione. Facciamo finta che la funzione esista soltanto tra A e B, ma è altrove se è 0, non è quello il punto. Qui prendiamo x con 0, qui prendiamo x con 1, qui prendiamo x con 2, qui prendiamo x con 3, qui in fondo ci sarà x con n. Adesso faccio esattamente quello che ho dichiarato, prendo un punto a caso in ogni sottointervallino, quindi qui prenderò y1, qui prenderò y2 a caso, qui prenderò y3, vabbè, in questo esempio questo x con n sarebbe x con 4, chiamiamolo x con 4, sto facendo una cosa a 4, e qui prendo y4, e poi la funzione a gradino la faccio con altezza corrispondente, quindi così, qui la prendo in y2, la funzione viene qui, qui la prendo in questo punto qui, quindi l'altezza viene così, qui in y4 e la funzione viene così. È chiaro cosa sto facendo? Quindi in ogni, suddivido l'intervallino come mi pare,
In ogni pezzo prendo un punto dove mi pare e vado a fare il rettangolo che ha con altezza il valore della funzione in quel punto. Ovviamente cosa perdo rispetto a prima? Non è più vero che sta sopra o sta sotto, perché se il punto l'ho preso a caso non è detto che stia sopra o che stia sotto. Ci siamo? E allora, adesso come, e allora la definizione come prosegue? Adesso la definizione è questa. Definizione, che penso sia davvero la definizione di Riemann, si dice che f è integrabile, si dice che f di x è integrabile su r, è integrabile su r. Capite che adesso non posso fare il sup, l'inf, non posso fare più niente, perché non stanno sopra, non stanno sotto, non va più bene. È integrabile su r, ovviamente si sta pensando che la funzione è nulla fuori da un insieme, fuori da un intervallo. È integrabile su r, se esiste un numero i, se esiste un numero i, che sarà l'integrale, che sarà l'integrale, l'integrale con questa proprietà. Adesso seguitemi nel discorso. Con questa proprietà. Per ogni epsilon maggiore di 0, esiste delta maggiore di 0. Adesso ve la dico a voce, con questa proprietà. Se noi facciamo una suddivisione qualunque usando tutti intervallini di ampiezza minore di delta, allora la somma che otteniamo dista da i meno di epsilon. Allora, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0, tale che qualunque somma ottenuta a partire da una suddivisione, a partire da una suddivisione con pezzi tutti più piccoli di delta, con pezzi tutti di lunghezza minore o uguale di delta, di lunghezza minore o uguale di delta, qualunque somma S, cos'è la somma? La somma intendo l'area dei rettangoli, la somma delle aree dei rettangoli, tutti di lunghezza minore o uguale di delta, verifica I meno S minore o uguale di epsilon. Questa guardiamola con calma perché vorrei che la capiste. Quindi cosa dice Riemann? Voglio integrare una funzione? Suddivido. In qualunque modo mi pare. Se la funzione è integrabile, deve succedere che quando tu i pezzi presi a caso sono più piccoli di e, sono più piccoli di delta, e i punti dentro sono presi a caso, io faccio i rettangoli quando disto dall'integrale meno di epsilon. Questo dà un modo per calcolare l'integrale, perché a quel punto dici dividi come ti pare, purché è abbastanza piccolo. Fai la somma come ti pare, e la differenza rispetto all'integrale vero sarà minore di epsilon. È così ovvio che questa definizione è uguale all'altra? A quelle altre date nell'altra maniera? Mica tanto. Teorema, le due definizioni sono equivalenti. Quindi, diciamo, teorema. Le due definizioni, le due, che in realtà sono tre, le due definizioni, anzi tre, diciamo, anarchica, Darboux, Riemann, sono equivalenti. Adesso vi faccio un sottocaso, perché il sottocaso sta in 10 minuti. Il sottocaso vi torna che per le funzioni continue è vero. Perché per le funzioni continue è vero? Diciamo, dimostriamo un sottocaso. Sottocaso, questo si dimostra facilmente. Sia f da AB in R continua. Suddivido
Allora, per ogni epsilon maggiore di 0, allora, per ogni epsilon maggiore di 0, esiste delta maggiore di 0, tale che se suddivido con pezzi minore o uguale di delta, con pezzi qualunque minore o uguale di delta, allora la somma di Riemann corrispondente, la somma di Riemann è l'area, la somma di Riemann corrispondente dista dall'integrale meno di delta. Questo è abbastanza facile, dall'integrale meno di epsilon. Questa è una questione di che cosa? Di? È una questione di uniforme continuità. Cioè, cosa succede? Voglio dire, è una questione di uniforme continuità, perché se i pezzi sono abbastanza piccoli, no, qual è il brutto di questa integrale di Riemann? Uno dice, ma questo sta scegliendo un punto a caso, è pazzo. No, prende un punto, invece di prendere il sup, invece di prendere l'if, prende un'altezza a caso, purché sia un valore della funzione. Questo sta facendo Riemann rispetto alla definizione di Darboux. Allora, la definizione anarchica è prendi quello che ti pare, purché sia più grande, purché sia più piccolo, poi fai l'if e il sup. La definizione di Darboux è prendi, nel caso di una funzione continua, il max e il min, e poi fai l'if e il sup. La definizione di Riemann è fai un po' quello che ti pare, però usa i pezzettini piccoli, Allora, prendere il max, prendere il min o prendere un punto a caso è così diverso nel caso di una funzione continua? No, se l'ampiezza è piccola. Perché? Per uniforme continuità. Capito? Qual è l'idea? Ora, per uniforme continuità, allora diciamo, se la funzione, diciamo, grazie all'uniforme continuità, allora, facciamo una dimostrazione. Allora, diciamo, per la dimostrazione classica, sappiamo che esistono funzioni, a gradino sopra e sotto, quella sopra la chiamiamo phi di x, quella sotto la chiamiamo psi di x, tali che l'integrale tra a e b di phi di x meno psi di x, questo qui è meno uguale di epsilon, anzi possiamo risparmiare mettendo epsilon mezzo. Inoltre possiamo supporre, questo l'abbiamo detto mille volte, possiamo supporre che phi e psi arrivino dalla stessa suddivisione. Perché questo? Questo l'abbiamo detto tante volte. Perché possiamo supporre che arrivino dalla stessa suddivisione? Perché se mai aggiungo dei punti, metto e considero i valori uguali. E possiamo supporre, novità di oggi, che tutti i pezzi siano minore o uguali di delta. Perché? Perché se sono più grandi, inserisco dei punti in mezzo e dico che la suddivisione era molto fitta. No? E posso supporre che i pezzi siano piccoli quanto voglio. Supporre che i pezzi più piccoli, siano tutti piccoli quanto voglio. Perché se serve, aggiungo punti. Adesso quanto piglierò il delta? Adesso uso l'uniforme continuità e faccio in maniera che il delta sia così piccolo che la differenza tra il massimo, che l'oscillazione sia più piccola di epsilon. Quindi ora scelgo delta dell'uniforme continuità in modo che
corrisponda ad epsilon uguale ad epsilon mezzi, diciamo, ad b meno a per epsilon mezzi, no, va al denominatore, epsilon diviso 2 b meno a. Insomma, questo è un dettaglio, cioè sostanzialmente x meno y minore o uguale di delta implica f di x meno f di y minore o uguale di epsilon diviso 2 b meno a. E allora è fatta. Perché? Mettiamoci in ogni pezzettino di questo tipo, facciamo un disegno, mettiamoci in un pezzettino di questo tipo qua, quindi questi sono due punti della suddivisione, qui c'è x i meno 1, qui c'è x con i, sono pezzi di una suddivisione, qui c'è la funzione, qui c'è quella, qui c'è la psi, che è quella sotto, era quella sotto la psi, sì, qui c'è la fi, che è quella sopra, e qui c'è la Riemann, che l'ha presa a caso. Quanto è la differenza? Ci siete che la differenza tra la Riemann e quelle due sopra è più piccola di epsilon. Ora, è praticamente finito, perché ora, in ogni intervallino, diciamo il valore preso da Riemann è minore o uguale di φ ed è maggiore o uguale di ψ, ma la differenza è minore o uguale di epsilon diviso 2 di meno a. Quindi quando vado a fare, quindi, che ne so, l'integrale di tra a e b di φ meno quella di Riemann, questo qui è minore o uguale di epsilon diviso 2 b meno a per b meno a, e questo fa epsilon mezzo. Fine del discorso. Quindi sostanzialmente prendere un punto a caso per una funzione continua non cambia niente rispetto a prendere l'inf o a prendere il sup, non cambia niente, perché la differenza, se delta è abbastanza piccola, la differenza è più piccola. Adesso poi i dettagli si sistemano, ma l'esercizio vero con il quale vi lascio, l'esercizio è dimostrare la stessa cosa, e poi semmai lo faremo quando ci vedremo a maggio, dimostrare la stessa cosa senza assumere la continuità, mostrare la stessa cosa assumendo solo che f sia integrabile, solo che f sia integrabile. Quindi per ipotesi ho che f è integrabile, e allora esiste un delta con questa proprietà. Se prendo i pezzi a caso, se faccio l'altezza a caso alla Riemann, comunque il valore che ottengo dista da quello dell'integrale meno di epsilon. Cioè, se faccio le cose fitte, cioè non devo essere astuto. Questo cosa dice? Che se la funzione è integrabile non devo essere astuto nel fare le somme. Posso prendere i pezzi a caso, posso prendere l'altezza a caso, purché usi pezzi abbastanza piccoli, pezzi di base abbastanza piccola. Semmai su questo ci tornerò una lezione di quelle poche che manca. Va bene.